Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono la Fabi e io sono Tudeb. Ah sì, davvero, hai fatto i capelli rossi? Sì. Miseriaccia, miseriaccia. Ciao ragazzi, oggi siamo qua perché, come sapete, siamo nel bel mezzo dei bauli del clan. Quindi noi, io personalmente, il mio clan l'ha terminato in 20 ore, il suo ci ha messo un pochettino di più, ma vogliamo aprire insieme a voi i due baulozzi. Sperando di trovare qualcosa di bello, interessante su Gojo, perché quelli del mio clan non hanno trovato niente di bello. Non hanno trovato niente di bello. Ai 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 ai. Prima però, ragazzi, come vedete, ovviamente bauli 10 su 10 tutti e due. Prima però di andare ad aprire il baule andiamo a scaldarci un pochettino le mani con una bella partitina in ranked. Vediamo un pochettino se siamo fortunati e se il baule ci regalerà una bella leggendaria. Siamo contro Scaglioni degli Showtime, che parte subito mega cattivo con un non barrel. Showtime, perché c'è il punto di domanda. Ah, quel punto. Ah, Showtime, non si sa, non si sa. Cattivissimo lui, anche noi potevamo risparmiare la zap sui suoi goblin lancieri, fa niente comunque. 3183 in alto la sua torre a sinistra, 2686 la mia in basso, e parte con un cavaliere. Andiamo allora con uno grider dall'altra parte da solo. Ok, sapevo che avesse l'edificio, immaginavo avesse un edificio questo qua. Questo c'ha lo grider allora, questo no, non ha lo grider, attenzione, questo va cattivissimo ancora col barile, bene così riusciamo un pochettino a contrastare. È andata via la torre, possiamo partire ancora con lo grider, c'ha una princess pure. E l'ho notato la princess al 3, l'ho notata, lasciamo andare di là, e perfetto lo grider che può partire. Andiamo a zappare un attimo la gang, benissimo, lui ha sopra i pipistrelli, molto veloce come deck. Qua soffrirò tantissimo il fatto di non avere un tronco, lui infatti va col tronco di là, ovviamente, diamo un golem del ghiaccio per fermare un goblin, perfetto, ma qua la rischiamo di prepotenza, questa la perdiamo. Sì, è inutile andare ad attaccare, questo c'ha un deck troppo veloce e c'è il serio rischio che con quella torre inferno possano essere vanificati tutti i miei attacchi di Ogrider, quindi meglio richiudersi in difesa, perfetto, piuttosto gliela palla a fuoco, non mi interessa, piuttosto gliela tiro via così, non mi interessa. Mi chiudo in difesa, lui è più sotto di me perché lui spreca uno in più di Elisir quando gioca la torre inferno e deve counterare il mio Ogrider, quindi qua andiamo con un mini pekka molto pulito, non facciamo nessuna mossa finché lui non gioca, tanto siamo in vantaggio. Gioca una gang, allora andiamo di là con il nostro moschettiere. Mettiamo una gang dietro anche noi, il Rocket, incredibile, incredibile, cattivissimo questo Rocket, non può avere l'Elisir per la torre. Non può avere infatti l'Elisir per la torre, andiamo un attimo a togliere, facciamo un po' di male anche noi, 1375, abbiamo difeso abbastanza bene, 1286, cattivissimo di nuovo col barile, vediamo se il moschettiere ci aiuta, la gang è davanti, vediamo come protegge lui. Ok, ancora con la Princess, non la riesco a colpire, inutile che io faccia qualsiasi cosa momentaneamente con la Princess. Andiamo lo stesso con lo Grider, lui dovrebbe andare a deviare, la Princess va di là, lui gioca la torre e io posso palafocare torre e Princess per ripartire subito, devastante, benissimo con i pipistrelli e il golem del ghiaccio davanti ancora, c'ha Rocket, vince con Rocket questo vince con Rocket, eh sì, assolutamente a suo favore. Sì, mi tira il Rocket e vince fra 3 secondi, vince. Attenzione, guardate come va a vincere, infatti chiude con Rocket e va a chiuderla così. Molto molto interessante il suo deck, ragazzi, molto molto interessante. Qua si è sentita tantissimo la mancanza di un tronco al posto della zap. Effettivamente, ragazzi, io scusatemi, ma vado a portare il tronco perché preferisco averlo qua, secondo me ci sta un po' di più il deck così. Comunque, anche se abbiamo perso, non ci interessa. Andiamo ad aprire questo baule. Ciance, dai. Ciancio alle bande. Andiamo ad aprire il baulozzo del clan. Dai. 1620 di gold, buono. Speri di trovare qualcosa di interessante. Vorrei il boia, porca miseria. Se arrivasse il mio boia, arrivano 13 giganti, quasi ci assomigliano. 3 capanne di giallo, porca miseria. Queste non ci servono.
Dai, 38 bombaroni di Mr. Watch. Gli diamo a loro. Clan, esatto, esatto. 68 freccioline, anche queste non mi servono. E dai. Tre... cambio, sì, questo è vero. Tre skip, dai. 121 goblin lancieri, ma che tristezza. Ho 5554 goblin lancieri. Arrivano 24 cerbottanieri. Potenziabile al 9, però interessante. Interessante il cerbottaniere al 9. Mi è sempre interessato. Speriamo almeno nel boia. Almeno nel boia, dai. E arrivano tre pecconi di Exino, ragazzi. Niente da fare, niente da fare. Va bene, ragazzi, non demordiamo. Ci spostiamo, diamo a Nico intanto il principe. Ci spostiamo nel profilo della Pami. Swish! Ed eccoci qua, ragazzi, arrivati veloci come il vento nel profilo della Pami. C'ho da aprire. Quanta roba! Fatemi vedere nelle missioni. Devo prendere il bauletto magello. Vediamo un po'. Ah! 107 di oro. Tre skip, tre skip. Attenzione! Due gemmine, molto bene, molto bene. Una fornace. Ti arriva l'epica. Ti arriva la strega. Ti arriva la strega. L'altra volta ho trovato la strega. No, noi abbiamo semplicemente 13 bombaroli. Pensavamo chissà che cosa. Ce l'hai quasi. 2,75. Ti manca poco. Andiamo ad aprire anche l'orello. Vai, vai, vai. Che bello. 2,90 di gold. 4 arcieri. Molto bene, molto bene. 8 bombardini. Ma basta, bombardini. 27 barbarozzi. Not bad, not bad. E 5 lapidi, niente da fare. Niente da fare, prima di buttarci anche l'argentino. Via che lo togliamo, via che lo togliamo. 76 di gold. Molto bene. Un cerbottaniere. Interessante, te l'ho già detto prima. E 13 gang. Non poteva darmela a me, al posto che 121 lancieri, 13 gang, porca miseria. Ho detto che a me mi dà... Cosa che ti dà? Mi dà quello che... Allora, interessa a te. Questo è vero, questo è vero. Andiamo subito, ragazzi, a fare l'ultima battaglietta con il deck della Pami Giant all'11 doppia strega. Lo sapete. E poi andiamo ad aprire il secondo baule del clan. 10 su 10, speriamo. Siamo contro Beiyu Yab dei DJP Royal Elite. Sì, però dai, ma non è possibile. Ma tu scusami, c'hai la zappa all'11? O ce l'hai al 12? Non si sa, non si sa perché non ti ha... Non ce l'ho al 12. Non ce l'hai al 12, devi subito portare la zappa al 12. Attenzione, apriamo con un bel Caballeros. Risponde lui con un mago di ghiaccio. E io gli pianterei dietro una bella strega e un bel giant davanti al Caballeros. Così di prepotenza. Attenzione, io tiro un rocket sulla strega. Fanno tutti così. E adesso voglio vedere come lo ferma quel gigante all'11. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un pochettino. Andiamo con gli sgherri, andiamo con gli sgherri sopra. Forza al giant, forza agli sgherri. Via la Valchiria, cavaliere ancora disponibile. Va benissimo la poison, va benissimo così. C'è il giant ancora safe, c'è il giant ancora safe che nonostante colpi repentini del mago di ghiaccio e della poison porta la torre a 5,96. Che devasto questo gigante all'11, che devasto! Non fermiamoci, non fermiamoci. Riapriamo ancora col cavaliere. Vediamo se lui casca nel tranello di giocare sulla destra. Vediamo un pochettino. Vediamo. E infatti gioca una strega a livello 6. Molto interessante. È più forte la tua, è vero, è vero. Qua lascerei passare il Caballeros. Aspettiamo, gli pianto una strega notturna prima perché voglio vedere dove gioca il Rocket. A sto punto farei così. Oh, quelli li ho proprio persi. Quelli li ho proprio persi. Ma micidiale qua l'attacco. Vediamo se il nostro spirito del ghiaccio ferma un secondo l'attacco del mago. Va a fermare invece la Valchiria. Benissimo così. 311. Attenzione al Valchirione che entra. Lo andrei. E infatti qua dobbiamo ragionare con calma, ragazzi. Bene sopra con gli sgherri. E poi il cavaliere sul mago di ghiaccio. Cattivissimo il suo attacco. 418 barile. Che è stato veramente, veramente devastante. Vediamo se mi pianta davanti la strega o mi lascia passare il cavaliere. No, gioca semplicemente un mago di ghiaccio. Dovrei riuscire a tirargli giù la torre. Ed infatti così è. Ma la nostra torre a 194 è assolutamente, esatto, a portata di rocket. Quindi meglio stare molto attenti. Riapriamo subito a sinistra. A questo punto io eliminerei il problema strega così, facendo una bella fireball e tirando anche una bella zappa. È vero che mi costa uno in più, ma... No, io il mago zap non me ne frega, tanto non mi interessa, non mi interessa. Aspetta un attimo, ho bisogno che sia invece in realtà
La strega a fermare di là, ragazzi, attenzione, super cattivo lui con la giocata, molto bravo, ma io volevo ciclare un altro gigante per poterlo giocare nuovamente davanti alla strega. Lui c'ha il rocket, forse non riesce ad essere così veloce per tirarlo, infatti decide di andare con le truppe invece che con il rocket, bene così, andiamo a tirare giù il mago di ghiaccio, un bello spirito di ghiaccio centrale e una fireball, dovrebbero lasciarci chiudere la partita, lui va a tirare la cosa su di là, ma noi andiamo a devastare la torre di sinistra e quindi andiamo a portarci a casa la partita. Qua dobbiamo trovare la leggendaria, dobbiamo trovare. Speriamo, non possiamo non trovare la leggendaria. Dai che andiamo. È dura. Dai, dai, dai. Boh, il cane della Pavi, prego, tutto prego, tuo. Tutto mio, 1620 di gol. Non guardo, non guardo. Due per tre moschettieri. Non li ha mai potenziati, ne ha 739 su 2. 42 bene, spiriti bene. Di ghiaccio. Questo lo usi, questo lo usi. Così in mezzo un'epica, così in mezzo alle comuni alle rare. Ah, mi servono. Perché ce li hai tu? Attenzione, buoni. Che non usi, ma sono buoni. Attenzione, attenzione. Non c'è la leggendaria, non c'è. E scusami, ma dai, che sfortuna. Almeno ti devono dare le fireball, dai. Almeno le fireball. Arrivano 25 lapidi, ma ragazzi. Facci la foto. Ma porca miseria, sto registrando, facci la foto. Aspetta che devo farci la foto perché, ok. Ragazzi, che tristezza. Ragazzi, questi bauli del clan, veramente, ogni volta che li apriamo sono sempre più tristi. Beh, ragazzi, l'importante è che voi vi siate divertiti con noi ad aprire questi due baulozzi, queste due partite. Vi ricordiamo di lasciare un bel pollicione like, in su. Iscrivervi al canale ed attivare sempre la campanella. Che è da fateci qualche parte. Sapere se voi avete trovato sotto qualcosa. Qualcosa di interessante. Esatto, esatto, sarebbe figo. Qualche leggendaria, qualcosa. Noi ragazzi ci vediamo presto. Ci vediamo e al prossimo video. Ciao!